Intesa San Paolo, Essilor Luxottica e Automobili Lamborghini nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Fratoianni, Conte, Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro. Consentiremo la partecipazione anche da remoto di colleghi deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Trasmetteremo mediante Web TV della Camera dei Deputati, condizione che vi sia il consenso da parte dei nostri uditi, mi pare che nulla osti. Dunque, intanto grazie, buongiorno, scusate per il ritardo. Non dipendeva esattamente da noi o da questa commissione. Sono presenti per Intesa San Paolo il dottor Alfio Filosomi, responsabile relazioni industriali, la dottoressa Patrizia Ordasso, responsabile affari sindacali, il dottor Aniello Auricchio, responsabile legale e consulenza del lavoro, il dottor Antonio Caputo, responsabile relazioni industriali. Intervengono in videoconferenza. Stiamo cercando quindi di collegarci con Essilor Luxottica. Sono presenti altresì per Automobili Lamborghini. Buongiorno, dottor Umberto Tossini, componente del Consiglio Direttivo per Persone e Cultura, al dottor Matteo Della Rocca, responsabile delle azioni industriali e legislazione del lavoro, la dottoressa Soraya Zorzetto, relazioni industriali. Dunque, ricordiamo che ciascuna audizione dovrebbe, uso sempre il condizionale, avere una durata di circa 5-6 minuti. Cedo quindi immediatamente la parola al primo degli auditi, il dottor Alfio Filosomi, responsabile relazioni industriali di Intesa San Paolo. Prego dottore, l'ascoltiamo con piacere. Bene, io farò una breve introduzione, poi lascio la parola alla dottoressa Ordasso che ha seguito tutto l'iter della trattativa con il sindacato. Per noi, prima di tutto ringrazio il Presidente e la Commissione per l'invito. Ci fa particolarmente piacere perché Intesa San Paolo evidentemente ha nel corso del tempo anticipato tutta una serie di situazioni, tant'è vero abbiamo fatto il primo accordo sullo smart working nel 2014, come abbiamo riportato nel documento, poi abbiamo iniziato il confronto con le organizzazioni sindacali a luglio del 2022 e per primi in Italia abbiamo applicato la settimana corta unilateralmente dal 1 gennaio del 2023 per arrivare poi all'accordo con le organizzazioni sindacali a fine maggio sempre il 2023. Siamo il primo datore di lavoro privato, lo dico. Questo sia un elemento qualificante. Per noi la cultura d'impresa si fa in due modi, managerialmente attraverso le relazioni industriali. L'ultimo passaggio, prima di lasciare la parola a Patrizia Ordasso per illustrare più nel dettaglio i numeri, quando ci sono i grandissimi cambiamenti come questo dell'organizzazione del lavoro, oltre a quelli che sono gli aspetti legislativi evidentemente di indirizzo e quelle che sono le questioni di accordi con il sindacato, prima di tutto quando ci sono questi cambiamenti è fondamentale la volontarietà e la condivisione del singolo lavoratore. È quasi come dire non facciamo un accordo collettivo, ma facciamo un accordo plurimo soggettivo. Nel senso che ogni persona deve avere la possibilità di valutare. Questo chiaramente dal punto di vista organizzativo è enormemente complesso. Noi si fa tutto su base volontaria, sia lo smart working, sia gli spostamenti d'orario, sia la settimana corta, integrandoli anche. Poi è evidente che avendo quante 3.000 filiali, poterlo fare in un servizio pubblico è ulteriormente complesso. Per cui anche da questo punto di vista abbiamo dovuto fare un impegno anche di natura culturale e, come dire, organizzativa enorme. I nostri numeri sono 72.000 persone in Italia, per cui voglio dire è un elemento che chiaramente implica delle situazioni particolarmente complesse. Però ribadisco, quello che è importante è l'accordo col sindacato e ho detto i numeri prima, per cui credo che lo qualificano i numeri, è un dato oggettivo, più quando ci sono i grandi cambiamenti l'aspetto individuale delle persone devono essere convinte. E quando si fanno gli accordi sindacali su cose già vissute, digerite dai colleghi
si va di default. Quando invece cambia tutto, si può fare tutti gli accordi, tutte le leggi, secondo me, che devono essere di indirizzo, ma poi le persone ci devono credere. E questo è quello che è successo. Noi abbiamo il percorso da dicembre 2014, che ora invito Patrizio Ordasso, presidente e componente della commissione, rapidamente a illustrare, perché credo che siano poi i numeri che ci danno la. Prego, dottoressa Ordasso. Grazie. Allora, come ha già anticipato il dottor Fiorimi, diciamo che la partenza nel 2015 con lo smart working prima della legge del lavoro agile ci ha messo in una condizione di operare già da remoto, informatizzando una serie di processi e procedure aziendali che quindi in qualche modo nel momento della pandemia ci hanno consentito di affrontarla meglio magari di altre realtà aziendali, ma proprio già nel corso della pandemia ci hanno costretto a iniziare a pensare come avremmo voluto affrontare l'organizzazione del lavoro post pandemia, perché ci si è resi immediatamente conto che sarebbe cambiato il quadro di riferimento complessivo. Quindi sulla base anche di survey che abbiamo fatto al personale e di strumenti che erano presenti nel contratto nazionale dal 99 ma di fatto non erano mai stati utilizzati, abbiamo creato un mix di elementi per cui poi abbiamo fatto l'accordo sindacale, che di fatto mettono insieme la possibilità di fare smart working sino a 120 giorni l'anno da casa, con possibilità anche di fare smart working, perché questo era già il nostro accordo precedente che lo prevedeva, da hub aziendali, quindi altri locali aziendali attrezzati e prenotabili, o da cliente, perché abbiamo anche la possibilità di andare a lavorare da cliente, abbiamo delle realtà che lo fanno. Ovviamente una percentuale bassissima, ma c'è questa possibilità. C'era già in fase di pandemia, abbiamo applicato un'elasticità di orario che consentiva di iniziare a lavorare tra le 7 della mattina e le 10 della mattina, con correlativo spostamento dell'orario di fine lavoro. Perché? Perché in quel periodo c'era il tema di non usare i mezzi pubblici negli orari di picco, eccetera, ma abbiamo visto che era una cosa che ai lavoratori interessava. Terzo elemento, la settimana corta. Il nostro contratto nazionale prevedeva già la possibilità di far lavorare, oltre che su 5 giorni per 7 ore e mezza al giorno, su 4 giorni per 9 ore al giorno, ma come disposizione dell'azienda. La novità grossa che abbiamo voluto introdurre invece è che è il singolo che può farne richiesta, quindi chiede l'abilitazione e poi può programmarla compatibilmente con le esigenze aziendali, perché è evidente che nell'impostazione un elemento essenziale è la volontarietà, l'altro è che deve essere sempre compatibile con le esigenze aziendali, perché siamo un'azienda e dobbiamo raggiungere degli obiettivi. A questo punto, dal 1 gennaio 2023, quindi questo mix di strumenti, smart working, settimana corta e elasticità di orario, è stato esteso non come sperimentazione ma come, diciamo, modalità ordinaria a tutte le strutture di governance, che contano circa 36.000 persone. E la settimana corta abbiamo appunto dato la possibilità di abilitare individualmente le persone che lo richiedevano. Di fatto, solo per dare due numeri, sullo smart working abbiamo abilitati nel gruppo l'88% delle persone, quindi circa 70.000 persone. Per la settimana corta, chiaramente dobbiamo fare riferimento in questo momento solo alla governance con rapporto di lavoro a tempo pieno, perché evidentemente è un orario per il full time. Su 29.500 persone circa hanno aderito il 70% delle persone, e nel primo anno abbiamo fatto come settimane corte circa 46.700 settimane corte, tenendo conto che abbiamo iniziato da fine marzo, perché chiaramente l'assetto organizzativo si è dovuto creare, abbiamo dovuto creare le procedure che consentissero la pianificazione, eccetera, e lo ha usufruito circa il 50% della popolazione che ne ha chiesto l'abilitazione, ma non necessariamente in modo continuativo. Nelle filiali aggiungo un'altra cosa, la settimana corta non ha un giorno fisso di riposo, quindi individualmente le persone delle strutture di governance possono scegliere non solo di chiedere la settimana corta, ma anche quale giorno di riposo da utilizzare. Per le filiali abbiamo avviato invece una sperimentazione, perché era importante capire quale sarebbe stato l'impatto sulla clientela, perché evidentemente lì siamo servizio pubblico essenziale, quindi dobbiamo tenere conto di questo aspetto.
Abbiamo una sperimentazione su circa 40 filiali di grandi dimensioni, quindi di organico superiore alle 20 persone, e per queste le regole sono esattamente le stesse delle strutture di governance. L'adesione qui è stata più alta, l'80% delle persone ha aderito, ha chiesto di poter fare la settimana corta. Abbiamo poi un'altra sperimentazione, lì è stato un pochino più critico, siamo partiti solo da novembre, perché chiaramente c'è stato tutto il tema della comunicazione anche alla clientela, 260 filiali con organico sino a 7 persone, per cui non era possibile chiaramente una rotazione, perché noi non lo imponiamo l'orario, quindi è una scelta volontaria. Quindi su queste filiali abbiamo fatto la scelta come azienda di chiudere un giorno alla settimana, fisso per ogni filiale che è stato individuato tra martedì, mercoledì o giovedì, e le persone che lavorano nella filiale non sono obbligate a fare la settimana corta nonostante la filiale sia chiusa, ma nel giorno di chiusura, se decidono di lavorare diciamo con un orario ordinario, nel giorno di chiusura possono lavorare in smart working da casa. Evidentemente c'è un impatto sulla clientela, ma in questo momento i dati ci dicono che non ha avuto effetti negativi, anzi, e anche in questo caso circa l'80% delle persone assegnate alle filiali ha aderito e sta facendo una media, diciamo, pro capite di settimane corte più alte rispetto a quelle della governance. Quindi abbiamo in qualche modo strutturato anche le iniziative tenendo conto di quelle che potevano essere le caratteristiche delle singole attività. Il mix di tutte e tre. Chiaramente, ecco, sì, giustamente questi tre strumenti sono mixabili tra loro, quindi io posso lavorare in settimana corta facendo smart working e applicando l'elasticità di orario. Certo. Chiaramente nelle filiali con qualche vincolo in più, perché evidentemente c'è l'orario di apertura al pubblico che vincola la presenza presso la filiale, ma per le strutture di governance è sicuramente un elemento che dà una grossissima flessibilità e evidentemente questo è molto apprezzato anche per i nuovi inserimenti lavorativi, perché chiaramente le generazioni nuove chiedono anche maggiore flessibilità anche su questi aspetti. Poi la conciliazione, c'è la questione della conciliazione vita-lavoro per questo, ma per tutti, no? Anche legati a livello di maternità e quant'altro, Presidente. E più poi anche sulla produttività, l'incidenza, malattie, assentismo. Chiaramente con questo discorso della fiducia verso il collega, con un impegno, come dicevo prima, non indifferente, perché avendo 3.000 filiali, un'organizzazione del lavoro divisa anche per silos di territori commerciali, è abbastanza articolato, ragionando su quella volontarietà che dicevamo prima, che è, evidentemente è molto importante, per cui anche da questo punto di vista è evidente, no? Poi si riduce la mobilità, conseguentemente anche gli effetti sull'inquinamento, tutte queste cose qui noi abbiamo, per noi è un elemento importante. Certo. Addirittura abbiamo costituito ora alla fine di marzo un'area di governo ESG che segue queste cose, nella logica che il nostro amministratore legato Carlo Messina ha sempre detto, con le persone al centro, nel senso che poi se uno lavora meglio rende anche di più, fa i profitti, e questo poi, ripeto, ci consente di raggiungere certi tipi di obiettivi con organizzazione che è articolata. È difficile, no? Perché è più facile, no? Se c'è uno stabilimento si fa così, come dire, manu militari e lo applichi. Il contratto del credito lo prevedeva dal 99 la riduzione d'orario a parità di retribuzione, però nessuno l'aveva mai fatto perché non c'erano le condizioni. L'altra cosa, visto che si parla di riduzione d'orario, volevo rammentare che nel recente rinnovo del contratto di novembre scorso del credito, dove Intesa, non dando mandato sindacale all'ABI, comunque l'ha firmato, l'ho firmato io insieme al CAS dell'ABI, abbiamo ridotto comunque l'orario di lavoro da 37 ore e mezzo a 37 ore, partirà dal 1° di luglio, perché questa è la previsione, nel senso che anche questo è stato, per ritornare al ragionamento, Presidente, facevo prima, dell'accordo col sindacato, che evidentemente è fondamentale, perché ogni situazione va calibrata. Noi abbiamo aziende come la nostra, che come dicevo è il primo datore di lavoro privato di oltre 70.000 dipendenti, ma ci sono le banche che hanno 1.000 dipendenti. Che è vero che nel sistema produttivo italiano noi consideriamo maggiori le aziende con più di 200 dipendenti, ma nel settore del credito per noi sono piccole quelle di 800.000. Per cui va calibrato anche in questo senso. Molto bene, grazie.
Allora, grazie. Nel frattempo ci hanno raggiunti e si sono collegati e mi scuso anche con loro per il nostro ritardo. I rappresentanti di Essilor Luxottic, al dottor Pier Giorgio Angeli, direttore risorse umane del gruppo, assieme al dottor Marco Catalani, direttore comunicazione del gruppo, e al dottor Giuseppe De Castro, direttore relazioni industriali e welfare. Dunque, cedo la parola quindi immediatamente al dottor Angeli, direttore risorse umane di Essilor Luxottic. Anche per lei, diciamo che indicativamente ci potrebbero essere 5 minuti di intervento. Prego, vi ascoltiamo con attenzione. Grazie Presidente, grazie agli onorevoli della Commissione Lavoro, per noi è un privilegio essere con voi oggi e davvero, al di là del saluto, un forte ringraziamento per l'opportunità di raccontarvi come nasce questo pilot, questa sperimentazione della settimana corta e dove siamo arrivati oggi. Allora, è chiaro che Essilor Luxottic e Luxottica prima hanno fatto, come dire, del Made in Italy, della qualità e dell'eccellenza delle produzioni una nota distintiva che oggi ci è riconosciuta nel mondo, coniugando tecnologia, lo sviluppo del digitale, l'automazione con la passione, l'artigianalità, il saper fare, il talento che è un patrimonio di questo paese. È chiaro che, come diceva il nostro fondatore, lo sviluppo dell'azienda è determinato dalle persone, quindi dire che siamo una people centric company è ancora un eufemismo. Qui, voglio dire, siamo convinti di dover evidentemente continuare a investire su un metodo e un modello gestionale che sviluppi e che massimizzi quello che è il talento e liberi il talento delle persone. Dietro c'è un forte rispetto del lavoro, c'è la necessità e la volontà di dare dignità ad ogni forma del lavoro nel mondo, non trascurando nessun livello di attenzione e di restituzione di quanto generato dalle persone che lavorano in questa azienda. Ora, è chiaro che se noi è vero che produciamo qualità ed eccellenza, questo avviene in virtù del valore aggiunto delle persone e quindi la nostra logica è quella di sviluppare un modello gestionale che sia in grado di evolvere evidentemente con l'evoluzione del modello socio-economico e che sia sempre in grado di creare quelle condizioni che consentano alle nostre persone di esprimere il meglio del proprio talento. È proprio per questo che abbiamo sviluppato e abbiamo lavorato come azienda per creare quelle condizioni senza le quali non siamo in grado evidentemente di sprigionare, di esaltare il talento che abbiamo in casa e quindi di assicurare qualità ed eccellenza delle nostre produzioni. In altre parole, noi dobbiamo lavorare per la valorizzazione dell'individuo. Valorizzazione dell'individuo che abbiamo cercato di raggiungere implementando un sistema che chiamiamo di inclusione emotiva, che non lascia nessuno indietro, ma coinvolge tutti emotivamente, ripeto, non solo formalmente, ma emotivamente. Abbiamo lavorato in tre direzioni. La prima, che è quella che ci è riconosciuta un po' da tutto il mondo, è quella del welfare. Origini antiche, mense gratuite e poi un welfare che comincia a prendere sostanza con una serie di provvedimenti e di iniziative che vanno a cogliere bisogni che identifichiamo via via e che identificavamo via via con le parti sociali o con l'ausilio di un comitato scientifico o addirittura attraverso survey fatte sulle 20.000 persone che abbiamo in Italia, survey ovviamente per l'analisi dei bisogni fatte insieme alle parti sociali. Sono così nati il carrello della spesa, i libri di scuola, tutte queste cose. L'ultima che ricordo è proprio quella dei camp estivi. Siamo partiti con 700 ragazzi presso le spiagge veneziane. Oggi portiamo quasi 3.000 persone da 20 paesi d'Europa, ovviamente oggi che siamo Essilor Luxottic, a fare questi camp estivi sempre presso le stesse spiagge veneziane. L'altra grande cosa che abbiamo adottato è un heritage che abbiamo una best practice che ci arriva dai consociati francesi, che è l'azionariato diffuso. Un azionariato diffuso a cui abbiamo dato grande boost, per cui oggi nel mondo abbiamo quasi 80.000 persone, che sono entrate nel nostro programma di azionariato diffuso
e in Italia abbiamo un 70% della forza in Italia oggi coinvolta nel percorso, siamo circa 12.000 persone. L'altra grande leva ovviamente è l'organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro che ha sempre da tempo lavorato nella direzione di restituire tempo alle persone. Ci abbiamo provato in tante forme, cogliendo ogni occasione che ci arrivava un po', come dire, dalle negoziazioni, quindi dalle grandi partnership con le parti sociali, a, perché no, l'aiuto che ci arrivava anche attraverso, come dire, il supporto legislativo. Quindi abbiamo provato con lo job sharing, abbiamo provato cercando di dare la possibilità di comprare tempo tramutando premi in tempo. Abbiamo provato con il part-time incentivato perché si sentiva forte il bisogno di dare anche dentro alle fabbriche una qualità della vita che facesse propria la dimensione tempo e non solo il supporto al reddito o alla salute fisica o psicologica. C'era bisogno di lavorare sull'armonia e faccio notare che noi stiamo superando il concetto di conciliazione che dà il senso di elementi che debbano in conflitto e che debbano trovare una quadra. Noi siamo oltre, noi parliamo di armonia fra due elementi che debbano migliorare la qualità della vita della persona, non in conflitto l'una con l'altra. Siamo arrivati La settimana corta che è un grande stato di qualità costruito evidentemente dalle parti sociali, ci siamo arrivati perché ovviamente la prassi dello smart working che abbiamo adottato negli uffici prima della pandemia e poi l'avvento della pandemia che ne ha ovviamente allargato la diffusione ha reso praticamente indispensabile un ragionamento forte anche dentro alle 12.000 persone che noi abbiamo nelle fabbriche italiane. Il ragionamento forte è stato fatto proprio, ripeto, nella direzione da un lato di rispondere a un'esigenza industriale forte, perché è chiaro che in 4 giorni la capacità delle persone di focalizzarsi sulle cose da fare e quindi di migliorare ancora una volta la qualità e l'outcome della nostra eccellenza produttiva sarà evidente. E dall'altra parte noi non potevamo oramai non introdurre nel nostro sistema di welfare una dimensione che è quella della qualità del tempo che oggi era diventata indispensabile. Per cui con la settimana corta che lascerò poi al dottor De Castro commentare, noi arricchiamo il nostro modello di welfare evidentemente con una dimensione che è quella della qualità di tempo alla quale si affianca una nuova dimensione che è quella della qualità dello spazio, perché riteniamo che quando poi la gente sta dentro le fabbriche deve stare in ambienti belli e sottolineo il concetto estetico del bello, illuminati e possibilmente ambienti aperti che favoriscano la relazione fra le persone. L'altro elemento che posso far notare è che la futura frontiera sarà di lavorare anche sulla qualità delle relazioni, perché siamo convinti che l'approccio gerarchico spesso imprigioni il talento e non liberi invece quel saper fare, quell'artigianalità, quella maestria e quella, come dire, e quella capacità imprenditoriale che liberiamo solo se attorno al capo non stanno dei subordinati, ma attorno al capo stanno, come dire, dei collaboratori. Detto questo, rappresentiamo in breve quello che è lo schema con Giuseppe adesso della nostra settimana corta, che, ripeto, si fa raccontare in breve, no, essendo due modelli molto semplici, facili da cogliere. Grazie Giorgio. Quindi la settimana corta viene dal CIA, il contratto integrativo aziendale, quindi il secondo livello, siglato a dicembre ed è partita dal primo di aprile fondamentalmente, dopo 3 mesi di preparazione in termini di comunicazione, condivisione e preparazione anche delle adesioni delle persone. Prevede fondamentalmente dei principi che si ispirano alla volontarietà, un po' come dicevano i colleghi di Intesa, quindi l'adesione delle persone è volontaria. Gradualità, quindi andremo a sperimentare su più anni incrementando il numero delle persone che potranno accedervi,
e soprattutto cercando di salvaguardare quello che è l'equilibrio economico, la sostenibilità dell'iniziativa. Per far tutto questo, fondamentalmente il modello ha una semplicità che al tempo stesso però cerca di incrociare anche gli aspetti che abbiamo visto nelle persone. Quindi le settimane a 4 giorni sono 20 nell'anno, con 2 modelli che prevedono un contributo da parte delle persone con permessi individuali, che viene fondamentalmente triplicato dall'azienda. In alcuni casi il contributo delle persone sono 5 permessi e quindi 15 messi a copertura dell'azienda, oppure possono essere 7 e 13 a copertura da parte dell'azienda. La scelta è rimessa alle persone, la caratteristica comune è la parità salariale, che è l'elemento di salto qualitativo che diceva appunto Pier Giorgio rispetto a tutti i modelli comunque di part-time che abbiamo sperimentato. E il modello viene monitorato attraverso un sistema di governance costituito col sindacato, che prevede sia delle governance che stiamo attuando in tutti i 6 stabilimenti in cui siamo partiti con la sperimentazione, sia un raccordo centrale per analizzare i dati che ci vengono forniti e cercare di portare alle azioni di miglioramento. Fondamentalmente questi sono gli elementi, non so se c'è da aggiungere altro, poi disponibili a tutte le domande. Molto bene, grazie. Allora grazie al dottor De Castro e grazie al dottor Angeli. Dunque, infine cedo la parola al dottor Umberto Tossini, componente del Consiglio Direttivo del per Persona e Cultura di Automobili Lamborghini. Prego, dottore, buongiorno. Grazie Presidente, desidero ringraziare lei e gli onorevoli componenti di questa commissione per l'opportunità di raccontare la nostra esperienza nell'ambito del tema dell'articolazione degli orari di lavoro, perché questo è stato uno dei temi centrali del rinnovo del nostro ultimo contratto integrativo e perché in realtà questo si inserisce, e credo che sia questa forse la riflessione fondamentale che vorremmo offrire come delegazione alla Commissione, si innerva sul tema della creazione di valore. La creazione di valore è il terreno, a nostro avviso, virtuoso di possibile scambio su cui si può innestare un'esperienza concreta, fattibile, di applicazione di un orario di lavoro diverso da quello previsto dal Codice Civile. Perché dico questo? Perché l'economia di scala che bisogna attivare all'interno delle organizzazioni, da una parte possono vedere, come nel caso di chi mi ha preceduto, modelli virtuosi basati appunto su uno scambio e un ambiente collaborativo all'interno di professioni che non prevedono l'asservimento ad un meccanismo dove i turni di lavoro sono in qualche modo imperativi. Dall'altra parte, quelle innovazioni che sono consistite essenzialmente nell'accelerazione imposta al cosiddetto smart working negli ultimi anni, devono trovare la rispondenza in una salvaguardia della produttività, perché questo è uno dei casi diciamo di scuola su cui dobbiamo confrontarci, su cui gli economisti industriali hanno sviluppato assieme agli ingegneri discipline che hanno un fondamento più che secolare. Quindi mettere insieme queste due cose, e poi lascerò l'opportunità al dottor Della Rocca e alla dottoressa Zorzetto di raccontarvi in concreto in cosa consiste questo modello, deve necessariamente passare quindi da una parte, come abbiamo detto, dalla salvaguardia della produttività, dei tempi di lavoro, perché questo poi supera il problema della parità di retribuzione, perché è chiaro che se l'output che noi riusciamo a ottenere attraverso la nuova articolazione del tempo di lavoro è la stessa, non c'è motivo di ridurre la retribuzione. Questo però alimenta il circolo del valore aggiunto, facendo in modo che il tempo a valore aggiunto misurato dagli ingegneri all'interno delle nostre officine sia pari a quello che c'era prima, quando magari c'erano delle disefficienze. Cosa ci aiuta a eliminare queste disefficienze? Evidentemente ci aiuta l'innovazione, gli investimenti, l'ergonomia, la digitalizzazione, i robot collaborativi, gli ambienti industriali 5.0. Ecco, queste cose, tutte contemperate in una visione unica, sono alla base della strategia che ci ha portato
allo sviluppo per cui oggi riusciamo ad ottenere questi risultati, e sono anche la giustificazione etica e morale della redistribuzione che noi vogliamo realizzare in favore delle persone. Se li inquadriamo in questo modo, ecco che quello che può essere una determinazione, lasciatemi dire, dirigistica, no? Fatta dalla normazione sull'economia scompare, e si crea invece un equilibrio tra le componenti che può alimentare il benessere delle persone, gli investimenti in welfare e anche tutte quelle altre buone pratiche che i miei colleghi prima e la collega di Banca Intesa hanno ricordato poc'anzi. Ecco, io passerei rapidamente, visto il poco tempo a disposizione, ad una spiegazione del modello nel dettaglio. Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia dell'opportunità. Cercherò di essere il più chiaro possibile nel breve tempo. Noi, il modello è nato da un anno di negoziazione, quindi non è stato un percorso semplice di dialogo sociale. Ci tengo a sottolinearlo perché per raggiungere i risultati che diceva il dottor Tossini, ovviamente abbiamo dovuto trovare dei meccanismi che contemperassero tutte le specificità della nostra azienda. Sì, così si sente meglio. Scusate. Abbiamo dovuto trovare dei meccanismi in cui si contemperassero tutte le specificità dell'azienda per non perdere appunto produttività e anzi migliorarlo. Quindi il meccanismo che sostanzialmente andremo ad attuare alla partenza della sperimentazione, che partirà nell'ultimo trimestre di quest'anno e poi sarà gradualmente estesa a tutta l'organizzazione, vedrà sostanzialmente per la fabbrica, quindi i reparti di produzione, delle settimane lavorative che alterneranno settimane da 5 giorni a settimane da 4 giorni. Nello specifico, laddove la fabbrica lavorerà un turno a due turni, saranno 4 giorni e mezzo lavorati, quindi una settimana dal lunedì al venerdì, una settimana dal lunedì al giovedì, e sui 3 turni invece una settimana dal lunedì al venerdì e 2 dal lunedì al giovedì. Questo ci consente di tenere la fabbrica aperta su tutti i 5 giorni, avere sempre un venerdì un turno, che ci consente anche poi alla bisogna di chiaramente poter gestire anche quello che già oggi succede, richieste di picco di produzione, quindi oggi noi impegniamo i sabati, chiaramente questo comporta, oltre che un costo per l'azienda, un aggravio disponibilità da parte delle nostre persone, lo faremo il venerdì ovviamente qualora fosse necessario. Come abbiamo raggiunto il risultato della parità di produttività in estrema sintesi? Con gli investimenti nell'automazione collaborativa che si diceva, sull'ergonomia, che ci hanno consentito di da un lato sgravare il lavoro delle persone e dall'altro lato di eliminare anche dei fattori di compensazione che erano legati alla fatica. E dall'altro lato c'è una compartecipazione da parte delle persone, con un certo numero di ore di PAR, di permessi anni retribuiti previsti dal contratto nazionale, che vengono utilizzati, una parte naturalmente, rimangono molte ore comunque a disposizione delle persone, e non ultimo anche una completa rimodulazione del sistema di turni, per cui i turni giornalieri sono stati leggermente allungati e quindi avremo dei turni un po' più lunghi tutti i giorni. Questo ci consente di anche accompagnare la trasformazione della fabbrica, perché comunque la grande crescita che ha avuto l'azienda, che sta tuttora per fortuna attraversando nello sviluppo industriale e nelle richieste del mercato, abbiamo la possibilità di trasformare una fabbrica che storicamente era basata su un turno centrale di lavoro, quindi 8 ore nel classico orario, a una fabbrica che invece sempre di più sta andando su 2 o 3 turni. E quindi lo scambio anche qui virtuoso è gli impianti, ovviamente, e gli investimenti possono essere utilizzati di più e in un modo migliore, ma le persone possono avere un contraltare, un beneficio utilizzando un tempo libero maggiore. Poi chiaramente questo sistema vede il coinvolgimento anche della parte impiegatizia e quindi di quelle che tutte sono le figure indirette che da noi rappresentano comunque quasi all'incirca il 50% dell'azienda, e quindi sono due mondi che devono anche convivere, dove anche noi abbiamo già da anni accordi per il lavoro agile e lo smart working. Avremo una policy che vedrà 12 giorni fino a 12 eventi di smart working al mese, che è una policy molto estesa per un'azienda metalmeccanica, e un sistema di flessibilità assolutamente molto ampio. Noi già ad oggi abbiamo dei sistemi di recupero degli orari con un sistema di banca ora forfè. Avremo la possibilità di potenziarlo con delle maturazioni aggiuntive e la possibilità di utilizzare da parte di tutti fino a 11 giorni di recupero
all'anno, quindi mediamente uno al mese, e anche la possibilità di utilizzare anche delle mezze giornate. Pensiamo che avremmo una fabbrica che ad esempio lavora, diciamo, dal lunedì al venerdì, ma il venerdì soltanto a mezza giornata, ad esempio questa potrebbe essere una delle occasioni per, questo in sintesi, il sistema. Il tutto, dicevamo, si inquadra in un sistema che, essendo basato sulla creazione di valore, prevede la partecipazione delle persone, c'è un dialogo aperto e trasparente con le organizzazioni sindacali, con la rappresentanza sindacale unitaria, per fare in modo di arrivare a decisioni che siano altamente condivise, quindi quella che può essere una possibile criticità, cioè non poter ricorrere, come nel caso dello smart working, alla volontarietà della persona, diventa un elemento di forza del sistema, perché c'è un'elevata accettazione, c'è stato a valle della sigla dell'accordo un referendum che a larghissima maggioranza, con oltre il 90% dei consensi, ha approvato questa intesa. Quindi questo ci consente di avere una sostenibilità nei fatti del modello e di contemperare queste esigenze tra profili, ambienti e tipologie di lavoro diverse. Ovviamente questo si inquadra all'interno di tutto un ragionamento che è legato alla strategia dell'azienda, che si contempera con quella delle risorse umane e cerca quindi di far marciare tutto quanto il sistema in una maniera armonica, fluida e soprattutto, come dicevano anche i colleghi che ci hanno preceduto, rispettosa delle prerogative e delle aspettative delle persone, perché considerare solo le priorità, diciamo così, dell'organizzazione senza metterle in correlazione con quella delle persone può essere ad oggi un grave vulnus, perché nella trasformazione la consapevolezza delle persone sta crescendo tanto quanto stanno accelerando le tecnologie. Grazie per la vostra attenzione. Allora, grazie a voi, è stato molto interessante. Chiedo se ci sono riflessioni, domande, spunti. Prego la collega Barzotti. Grazie Presidente, io ringrazio i nostri auditi per aver condiviso con noi le ottime practice che state implementando con coraggio, perché chiaramente è una questione di visione, è una questione di cultura del lavoro e noi apprezziamo. La domanda che volevo fare in questo caso a Lamborghini, perché ha parlato proprio di un referendum confermativo rispetto a quello che sono state il vostro dialogo sociale, la vostra concertazione interna. Volevo capire, anche nella nostra proposta di legge è prevista la possibilità di effettuare un referendum. Volevo capire se e come è disciplinato all'interno della vostra azienda questo referendum, perché noi, per garantire la terzietà nel caso in cui non si divenga un accordo e sia necessario appunto procedere col referendum, nel caso in cui, mi correggo, le rappresentanze sindacali non facessero un accordo o non ci fossero rappresentanze sindacali, abbiamo previsto la possibilità di procedere comunque, ma con un referendum. E in questo caso noi ci avvaliamo degli enti bilaterali. Però volevo capire, visto che non ci siamo confrontati su questo punto, mi interessa capire meglio. Grazie. Nel nostro caso la presenza sindacale è una presenza storica e anche organica, e il modello che noi abbiamo sposato è un modello di partecipazione e quindi molto esteso, e quindi noi non abbiamo il problema di dover svolgere noi, ma affidiamo alla RSU e alle organizzazioni sindacali questa parte, diciamo così, di conferma degli accordi che raggiungiamo, che poi vede nel nostro sistema prevedono un'articolazione tra commissioni, tavoli tecnici e un tavolo sindacale finale che ratifica, diciamo, le intuizioni e le soluzioni che vengono trovate magari nel tavolo tecnico o nella commissione stessa. Quindi a valle di tutto questo è stata la RSU a svolgere il referendum, come normalmente avviene in tutti i casi di rinnovo di accordi importanti. C'è un dialogo diciamo costante, questi temi di rappresentatività e di effettività nell'ambito delle relazioni industriali sono affidati alle colleghe e ai colleghi della RSU. Mi fa venire in mente una cosa, no? L'ho detto all'inizio, come
la legge deve orientare, no? L'autonomia delle parti sociali è fondamentale, che poi la legge indirizzi, ma questo è il minimo comune denominatore fin dai tempi dello Statuto dei lavoratori, gli accordi poi sono quelli che hanno il valore. Credo che a questo riguardo, che lo spunto dalla domanda e dalla risposta del collega di Lamborghini, bisogna tener conto anche dei settori produttivi. Il settore del credito ha un tasso di sindacalizzazione medio del 70%, Intesa San Paolo 77%, cioè ogni 100 lavoratori 77 sono iscritti al sindacato. È chiaro che lì il referendum è importante, ma è ovvio se vale il principio di rappresentatività, per cui credo che quando, come dire, si studia, no, di come arrivare al di là degli incentivi, io mi sono letto tutti e tre i disegni di legge, quello è importante, ecco perché credo che sia giusto e virtuoso rimettere alle parti sociali di chi ha la capacità di organizzare in un certo modo, se noi Lamborghini, Luxottica sanno fare certe cose che vanno incontro ai colleghi, che poi è un interesse dell'azienda, è giusto che ci sia l'intervento legislativo che in qualche maniera aiuti. Nello stesso tempo bisogna tenere conto di questo di contesto. È chiaro che da noi voglio il referendum, che non è escluso, è previsto anche nei protocolli di relazioni industriali, ma con tasso di sindacalizzazione così, ogni volta che il sindacato firma, se abbiamo più del doppio della media che c'è di sindacalizzazione. E io credo, dato che sono convinto che le relazioni sindacali, l'ho detto all'inizio e ci torno, scuso di portarvi via del tempo, ma è lì che si fa la cultura d'impresa insieme all'impostazione manageriale, e soprattutto in un momento come questo, no? Dove c'è la trasformazione digitale, l'individualizzazione del rapporto di lavoro, conciliazione vita lavoro, poi la possiamo chiamare come vogliamo, ma è così, bisogna trovare il modo, mettendo insieme, matchando quello che è il vostro compito, che è, come dire, l'elemento centrale della vita di un paese, poi le parti sociali e le aziende, che invece il valore del sindacato è un valore. Questo che dico, chiaramente applicato a quello che è la produttività e quant'altro, rivalutando e dando modo di poter confrontarsi, tenendo conto che sia il referendum, che sia il tasso di sindacalizzazione, che sia quello che dicevo all'inizio, la volontarietà per coinvolgere tutti, anche quelli che eventualmente non sono sindacalizzati, tutti i lavoratori. Scusate, però mi sembrava corretto rispetto a dare un contributo anche da questo punto di vista. Allora, grazie. Dunque, mi pare che siano stati tre interventi molto interessanti, devo dire, che ci stanno dando una mano in pancia alle tre proposte che oggi sono calendarizzate qui in commissione. Molto interessante, io premetto, se posso, veramente rubandovi pochi secondi. Avete parlato di molto e di molte cose che secondo me stanno esattamente nell'ambito di un concetto che io ritengo di avere ben chiaro in testa, ovvero quello del lavoro che continua a cambiare, che cambia molto radicalmente e velocemente, soprattutto in un'era post-pandemica, se è vero ed è vero che ad oggi, ad esempio, sulla base dei dati che abbiamo, la prima domanda che una persona va a fare rispetto ad un colloquio di lavoro non è neanche più il salario, cosa legittima e giustissima da chiedere, ci mancherebbe altro, ma la conciliazione vita-lavoro, l'applicazione del lavoro agile o smart working, al netto del fatto che secondo me non tutti oggi nel nostro paese applicano il vero smart working, è quello che fondamentalmente possono essere le opportunità di carriera. Io premetto, in questo caso nel mio ruolo prendo molto asetticamente sia i pro sia i contro, nel senso che noi qui dobbiamo evidentemente valutare, ed è per questo che faccio una breve riflessione e poi vorrei fare tre brevissime domande. Diciamo che la parte che fondamentalmente è intimorita o perlomeno ha dei dubbi rispetto all'applicazione della cosiddetta settimana corta, seppur come i colleghi sanno molto bene in altri paesi europei questa è una in termini di sperimentazione a qualche anno, c'è anche qualche paese che invece l'ha adottata in un modo più specifico. Diciamo che ad un certo punto però dobbiamo rivolgerci anche qualche domanda, ovvero il primo tema che diciamo gli scettici nei confronti di questo tipo di, chiamiamolo, di iniziative di protocollo, il primo tema che si mette sul campo è
dobbiamo capire se questo è un passaggio che aumenta o diminuisce la produttività delle aziende. Sulla base di alcuni, voglio dire, di alcuni, però attenzione, non è così scontata questa domanda, e dopo cercherò di spiegarmi e mi spiego rispetto al fatto che, ad esempio, ci potrebbero essere, magari non dappertutto, magari oggi, anzi sicuramente, qui abbiamo tre experience di un certo tipo, laddove va tutto, e sono dimostrato come tutto va, diciamo, sufficientemente bene. Ci sono, secondo me, delle aree nel mercato del lavoro laddove un coordinamento di quei lavori che, ad esempio, richiedono una presenza costante, una organizzazione rispetto ai turni, il magazzino, la reperibilità, effettivamente in alcuni ambienti forse un po' più limitati, sia in termini di numero di persone sia in termini di fatturato, e quindi anche potenzialmente rispetto a importanti esperienze come la vostra, ecco, qualche problema ci viene sollevato sotto quel punto di vista. C'è il nodo del cosiddetto carico di lavoro, ovvero alcuni ricordano, ma queste ore perse tra virgolette, attenzione, vengono semplicemente poi redistribuite, perché questo anche è uno dei rischi effettivamente. Diciamo perse, lo rinnovo, fra virgolette, ma possono essere redistribuite soltanto, redistribuite. C'è un effetto di fatto di sistema. È un protocollo, è un, voglio dire, un passaggio che funziona, quantomeno nella mia testa, se molte aziende applicano questo tipo di protocollo. Se oggi applicassimo soltanto la settimana corta, diciamo in una manciata di aziende che potenzialmente possono farlo nel nostro paese, ci sarebbero degli effetti, dei benefici, secondo me, piuttosto limitati, ovvero ne beneficerebbero soltanto alcuni. E di qui la domanda che pongo a me stesso in questo caso, e non quella che faccio a voi, ma sto arrivandoci, nel settore turismo e commercio, come potremmo fare e come potremmo applicare una settimana corta in quegli ambiti? Nelle PMI, come potremmo applicare una settimana corta? Nell'industria abbiamo capito che è un qualcosa che, o in altri ambiti, nei servizi, può, nel terziario fondamentalmente può funzionare, certo. La domanda è questa. Rispetto al paese, prima, ai paesi europei, ad esempio io ho ricevuto dei dati poche ore fa sul caso Francia. La Francia è uno dei paesi che effettivamente sta applicando la settimana corta. Nell'ultimo anno c'è stato evidentemente un aumento, ad esempio, del lavoro straordinario, proprio per compensare. Le domande, è un effettivo, secondo me, questo passaggio è un effettivo cambiamento strutturale del mercato del lavoro o è una forma di nuova flessibilità? Questa è la prima domanda. Perché secondo me ci sono due contenitori diversi. La seconda domanda è forse quella che mi interessa di più. Questo tipo di applicazione è una sorta, rappresenta una sorta di boost per quanto riguarda il recruiting, ad esempio, per quanto riguarda l'engagement rispetto ai talenti, rispetto alle persone? Cioè le persone sono invogliate a venire a lavorare in un determinato luogo se si applica la settimana corta? Se già, la terza domanda è questa, se già fondamentalmente ci sono esperienze importanti ed aziende che già applicano la settimana corta. È una domanda non provocatoria, premetto. A che cosa serve una proposta di legge in questo senso? Giustamente ricordava lei nel suo ultimo intervento, la legge, me lo sono segnato, la legge indirizza, rimettiamoci alle parti sociali. Tutto questo, voglio dire, questo ambito, questo solco, io lo scaverei proprio all'interno di quella che ad esempio è la contrattazione di secondo livello, che già dà delle risposte molto importanti rispetto al vestito che ad ogni lavoratore si può evidentemente calzare su quelle che sono le sue esigenze. Lo rinnovo in un mercato del lavoro che sta radicalmente cambiando. Grazie. Io parto dal fondo, l'ho detto e lo confermo, ho ragionato proprio, perché ho parlato di 1252 accordi da quando è nato Intesa San Paolo, per noi il pane quotidiano questo, cioè chiaramente questo cosa implica, Presidente?
che non è che si fa confronto sindacale solo quando lo dice il contratto, lo dice la legge. Vuol dire che noi per ogni cosa sposto una sedia, fu l'esempio più esasperato, mi confronto. Allora è chiaro che si entra un certo tipo di cultura, ecco perché dico la cultura d'impresa si fa managerialmente, è chiaro che da noi lo fa principalmente il dottor Messina, il nostro amministratore legato, noi del management, ma poi con le relazioni industriali. Parto dal fondo perché è ovvio che c'è questo, perché qual è la cosa importante delle relazioni industriali? La legge ha un iter, la contrattazione collettiva nazionale dura 3-4 anni, cioè in 3-4 anni è un altro mondo. Io che ho 150 anni per gamba, per cui poi è 40 anni che ho questo mestiere, le posso dire che quando ho iniziato a farlo si ragionava in una determinata maniera, ora si ragiona tutto in un altro modo. Non so se riesco a rendere l'idea. Ecco perché la contrattazione collettiva e la legge, diciamo, sulla carta costituzionale delle relazioni industriali. Su questo ci si muove. La fase applicativa poi è invece la contrattazione di secondo livello. Io su questo voglio dire, sfondate una porta aperta, credo che sia importante. Secondo, è chiaro il profilo del recruiting, l'ha detto lei, le persone hanno tutto un altro equilibrio ora, poi oggi non ci siamo entrati, ma anche le modalità del lavoro cambiano. Cioè voglio dire, noi col sindacato i primi di febbraio del 2017 abbiamo fatto un accordo che la stessa persona ad un tempo lavora con noi come dipendente e come lavoratore autonomo, sempre su base volontaria. Questo cosa implica? Implica che ha più tempo e guadagna anche di più. Poi è chiaro che devi entrare in un meccanismo mentale da questo punto di vista. Ecco perché ragionamenti culturali di dire dove ci si arriva. Si parte da un'eccellenza, fatecelo dire, da questo punto di vista le tre aziende che oggi si sono presentate qui evidentemente hanno un valore aggiunto. Ma si parte sempre da questo. Per cui sul recruiting è vero. Tra l'altro però io credo che bisogna anche tener conto di un'altra cosa, l'ho detto prima. Il sindacato è importante perché ora siamo in un momento, no, per modo di lavorare e quant'altro, tutti si sentono individualmente pronti ad affrontare a salvo d'acquisto determinate cose, perché è questo il ragionamento, ma poi le difficoltà vengono e il sindacato è importante, perché il sindacato, lo dico dalla parte dell'azienda, è importante perché in qualche maniera riequilibra, ecco perché secondo me, terza cosa, è tutto strutturale, Presidente. È chiaro che in questo... Perché sono partito dal basso? Perché una volta, l'ha detto lei, e ha ragione, cioè voglio dire, la gente veniva, quanto mi dai? Ora invece ti dicono come, quanto mi paghi la carriera, ma anche come posso lavorare. Perché poi ci sono altri tipi di problemi. Se uno viene in affitto a Milano, ha un costo. Perché noi ci siamo organizzati in una determinata maniera tutto in giro per l'Italia? E ribadisco, l'organizzazione del lavoro con le filiali è un problema enorme, perché servizio pubblico, realtà piccole, sugli stabilimenti, come ci abbiamo anche noi, le governance e tutto, è tutto più semplice. Allora è ovvio che diventa una cosa strutturale. Quello che noi ci dobbiamo, secondo me, convincere è che è strutturale il cambiamento. Lo so che sembra, ma è così, sicuramente. Il modo di lavorare poi è anche collegato a quello che socialmente avviene. Allora, poi l'altra cosa che dovremmo fare sulla flessibilità, il welfare, io oggi ci siamo concentrati per quello che ci riguarda noi su quello che era l'oggetto, no? Se si va a vedere, se vi dico quello che spende Intesa San Paolo per il welfare, per cui nell'interesse delle persone lasciamo perdere, quando vorrete e siamo a disposizione anche su quello. Però, come dire, poi c'è un altro problema, no? Ora siamo in una fase incrementativa, no, del lavoro, l'occupazione cresce e quant'altro. Dovremo poi stabilizzarla e creare anche la qualità da questo punto di vista. Entrare anche nei meccanismi in cui, come dicevo prima, noi con le parti sociali, col sindacato, si è anche contrattato la parte di lavoro autonomo. Perché credo che anche lì la flessibilità sia importante. Cioè, come dovrà essere? Voglio dire, non come me che fa conto ho lavorato 22 anni, 23 anni in ABI, ora sono una ventina d'anni che ho Intesa San Paolo, ma è chiaro sono di una generazione, come ho detto prima, diversa. Ma ora il cambiamento implica anche, secondo me, una flessibilità non solo di cambiamento del datore di lavoro, ma sulla modalità del lavoro. Bisogna creare la passerella, no? Uno passa da autonomo a dipendente, un mix, le cose.
E qui è un lavoro culturale grosso che se non lo fa in primis il legislatore, e io leggendo, no, quando ho chiesto di poter venire a raccontare che lei stava e voi stavate facendo le audizioni, ho visto che era da tutti i partiti che c'era un interesse ad affrontare sta cosa. E credo che è quello l'elemento importante, come è importante, ripeto, datori di lavoro, associazioni, organizzazioni sindacali, a trovare un equilibrio che in qualche modo ci consenta di sviluppare questo. Questi sono i primi momenti di un cambiamento enorme, enorme, che dove evidentemente, che ne so, ora siamo anche in una fase transitoria, la trasformazione digitale e quant'altro, dove dovremo gestire una fase di transizione che probabilmente sarà complicata, ma poi è come quando si pota un albero, no? All'inizio un po' di rami si parte, poi dopo viene fuori più piante. Io la vedo in questa maniera. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Non so se i colleghi di Luxottica da remoto. Non so Luxottica se vuole brevemente intervenire su questo. In velocità, Presidente, aggiungo sì, due cose. Sul tema del dell'employer branding e quindi della capacità di attirare talenti, sì, da ogni angolo del mondo, dalle migliori università italiane d'Europa, è evidente che, come dire, bisogna avere il coraggio di dire che dimensione spazio e dimensione tempo oggi nei contratti, perché la policy e quando non per cui questo è un elemento chiaro che vita in maniera diversa. Credo l'abbiano detto i colleghi di Lamborghini, ma voglio dire, per persone che lavorano 5 giorni alla settimana e che fanno la flessibilità o gli straordinari sul sesto, soprattutto se poi, come dire, hanno famiglia, è chiaro che poter usufruire di un venerdì a casa significa spostare la flessibilità sul venerdì e quindi garantire comunque i sabati, voglio dire, in famiglia. Questo è un elemento di qualità della vita che oggi a noi sta facendo la differenza in azienda. E boh, mi fermo qui perché capisco che poi ci sono esigenze di tempo. Grazie. Da rispettare. Prego. Sempre molto brevemente. Allora, sicuramente, Presidente, le domande che lei ci ha posto sottolineano l'interdipendenza dei vari aspetti e della complessità del tema che state affrontando. Quindi è sicuramente vero che la vera dimensione di cui ha bisogno la società della conoscenza e quello che chiedono le persone nella società della conoscenza è una nuova forma di flessibilità che deve fare da contraltare a una nuova forma di produttività, perché anche le aziende nella complessità, per esempio, del governo delle filiere globali possono avere l'esigenza di spostare la produzione da alcuni giorni ad altri giorni, e se c'è questa armonia, questa capacità, ci si può venire incontro in una maniera molto trasparente ed aperta. Sicuramente è vero quello che lei ha detto, che c'è un bisogno da parte delle persone nella società della conoscenza di avere un lavoro attrattivo, e quindi alle prese con l'evoluzione dei profili demografici sicuramente tutta la società dovrà affrontare. Mi permetto di mettere in relazione questi due aspetti che lei ha trattato. Le piccole imprese avranno sicuramente, danno più problemi di noi nel reclutare talenti e persone competenti per fare i lavori, e quindi ancora di più anche loro avranno bisogno che queste persone si sentano coinvolte e non stiano lì ad aspettare di dover fare un lavoro, no? Ma che sia tutto tempo a valore aggiunto, come cercavamo di dire prima. Da ultimo, chiaramente non posso che testimoniare la nostra esperienza che è legata alla contrattazione di secondo livello con una grande ampiezza, fermo restando che siamo altrettanto consapevoli su altri campi, mi permetto di fare un esempio, quello della diversità e dell'integrazione, dell'inclusione, come è stato detto da altri colleghi. Sicuramente i risultati che spontaneamente hanno dato le politiche di maggiore diversità di genere ci hanno poi costretto ad adottare, hanno costretto anche il Parlamento ad adottare altri tipi di misure, e quindi la velocità con cui noi riusciamo a reagire, proprio perché siamo alle prese con una competizione con altre società che hanno una velocità di evoluzione molto maggiore della nostra, e questo è un fattore fondamentale nella vostra riflessione, credo. Grazie.
Allora, grazie, chiudiamo questa fase dell'interrogazione e ringraziamo. Se mi, chiedo soltanto alla vicepresidente in presenza, prego, facciamo votare. Se mi sostituisce qualche minuto, chiedo scusa alla vicepresidente Nisini. Adesso stiamo molto bene. Ah, abbiamo anche Ampit oggi, molto bene. Sono in video, chi è in videoconferenza? Cioè sono tutte e due in presenza. Buongiorno. No, sono in presenza. Ah, in presenza entrambe, perfetto. Molto bene, chiedo se mi sostituisce un attimo la collega. Del lavoro per Vincenzo. Dopo aver ricordato che la relazione dovrebbe avere una durata complessiva di circa 5 minuti. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. In premessa vorrei ringraziare il dottor Maserati e la dottoressa Elena Panzera che hanno contribuito a redigere questo documento che vi verrà poi messo ai 5 minuti. Per quanto se ne parli sin dalla prima metà del secolo scorso, l'intelligenza artificiale a cui facciamo oggi riferimento è essenzialmente nata nel 2012 con la prima rete neurale profonda, ossia AlexNet. Dal 2012 ad oggi l'intelligenza artificiale ha avuto uno sviluppo esponenziale, circa 10 per fattore logaritmico per anno. Questo significa che i modelli attuali sono 10 volte più potenti rispetto a quelli dell'anno passato e nei prossimi anni saranno 100, 1000 volte più potenti rispetto a quelli oggi disponibili. Perché questa rivoluzione è diversa dalle altre? Perché per quanto possono essere veloci gli schemi di apprendimento, le mutazioni sociali e le scelte politiche saranno in costante ritardo rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il primo esempio deflagrante, forse quello più noto, è quello di ChatGPT, che in soli 2 mesi dall'implementazione ha superato i 100 milioni di utenti. Teniamo presente che Google ci ha messo 1 anno per raggiungere questa soglia e il World Wide Web 7 anni. Le più recenti sviluppi e studi rispetto all'intelligenza artificiale ci dicono che a metà di questo secolo, appena prima della metà di questo secolo, si parlerà di intelligenza artificiale umana, il 2040, che è vicinissimo. La prima e più importante comprova arriva dagli investimenti che vengono in questo settore, dai 20 miliardi di dollari del 2013 ai 170 del 2021. La domanda che ci si pone è se questo fattore abbia già interessato il mondo del lavoro oppure no. Assolutamente sì, per quanto poche aziende l'abbiano formalmente integrata nei propri processi, l'intelligenza artificiale è oggi parte integrante dei processi di lavoro e dell'utilizzo delle persone anche a titolo privato.
circa i due terzi dei colletti bianchi americani ne fanno uso, e a livello universitario l'utilizzo è vicino al 100%, quantomeno su base di utilizzo settimanale. È possibile regolamentarla? Sì e no. Il maggior sforzo in questo senso lo abbiamo visto a livello europeo, purtuttavia risulta uno dei principali limiti, diciamo, di questo approccio risulta nel fatto che i principali fruitori, i principali utilizzatori, i principali produttori di intelligenza artificiale stanno oltreoceano, e gli Stati Uniti hanno deliberatamente deciso di non porre alcun freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per non perdere vantaggio competitivo nei confronti della Cina. I tempi necessari poi a creare una regolamentazione sembrano non essere compatibili con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è decisamente più rapido. L'attenzione va posta infatti sul fatto che non si parla di un semplice sviluppo del software. Oggi l'intelligenza artificiale viene sperimentata e innestata su umanoidi che tendono a replicare quelle che sono le attività umane. Se i trend di sviluppo saranno rispettati, avremo questi umanoidi disponibili prima del 2030. Sono i robot la minaccia per il mondo del lavoro? No. La robotica e in genere l'automazione industriale è una sfida che il mondo del lavoro conosce sin dal 1800. La parte più complicata arriverà con gli agenti artificiali, ossia con quelle intelligenze artificiali capaci di eseguire interi compiti dall'inizio alla fine, gestendo anche degli step intermedi. I primi due arrivati sul mercato sono Devin e Polaris, per la parte delle attività infermieristiche, hanno già mostrato come sia possibile replicare le attività umane a fronte di un costo orario che è addirittura inferiore al tanto dibattuto salario minimo, ossia $9 per ora. Quali sono gli impatti attesi allora? Per prevedere le conseguenze di questa straordinaria rivoluzione è utile guardare al passato. In ogni ambito in cui la rivoluzione tecnologica ha consentito un aumento della produttività, si è assistito a fenomeni di aumento della domanda e anche di aumento di crollo dei prezzi e anche di aumento dei tassi di occupazione, che sono però una misura illusoria e di breve periodo, poiché a un certo punto è superata una certa soglia, la domanda si ferma, mentre la tecnologia aumenta, e questo sfocia in una perdita della necessità produttiva e in una sovrabbondanza della manodopera, quindi tassi di disoccupazione che si alzano. Ma se nelle rivoluzioni precedenti questo, diciamo, è stato il tempo di ciclo è stato sufficientemente lungo per consentire alle persone di uscire, diciamo, al mondo del lavoro attraverso i meccanismi di pensione o di restarci attraverso i meccanismi di formazione, questa rivoluzione sembra estremamente veloce per poter consentire, diciamo, un ricambio generazionale così rapido, e pertanto l'impatto sociale potrebbe essere molto più importante da questo punto di vista. Per quanto concerne l'impatto di medio termine, è necessario verificare quello che è il fattore esponenziale 10 per, ossia l'estrema velocità appunto dell'intelligenza artificiale. Nell'istante stesso in cui gli agenti artificiali saranno sul mercato, diventeranno un competitor troppo oneroso e troppo difficile da superare per il fattore umano. Ci sono possibili fattori mitigatori? Sì. Sul mercato inizialmente la sfida non si giocherà fra azienda, fra uomo e macchina, bensì fra azienda e azienda, ossia le aziende capaci di sfruttare le opportunità dell'intelligenza artificiale sapranno anche sottrarre quote di mercato alle altre aziende che non lo faranno. Questa dinamica potrà essere facilmente replicata a livello di intere filiere e di interi distretti industriali, arrivando addirittura a influenzare quello che è il sistema economico di un paese e di diversi paesi e di interi continenti. Per difendere la competitività dell'impresa sarà fondamentale utilizzare l'intelligenza artificiale come alleato e non come un avversario, richiedendo formazione per la forza lavoro attuale, integrazione di figure specializzate, disponibilità della tecnologia a basso costo e aggiornamento dei modelli di business. Per ragioni di tempo lascio gli approfondimenti di questi aspetti al documento che vi verrà reso noto. Vi lascio soltanto un'ultima suggestione. Nel 1880 le persone al lavoro passavano il 49% della loro vita nella fase lavorativa. In 150 anni si è passati al 10% dell'attività lavorativa. Con lo sviluppo e l'aumento di produttività atteso da parte dell'intelligenza artificiale è verosimile pensare che questa percentuale scenderà ancora. Scegliere se il minor tempo sia frutto di una maggiore scolarità, di una riduzione delle ore lavorate per giornata, di una riduzione delle ore delle giornate lavorate per anno, è un compito che spetta alla società e alla politica in particolare. La ringrazio, purtroppo abbiamo dei tempi molto 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 ristretti a causa nostra, perché l'aula oggi è ritardato di circa 30-40 minuti.
Grazie per il gruppo Pellegrini al dottor Vincenzo De Marco. Chiedo se ci sono delle rapidissime domande o riflessioni, o se no passiamo all'altra audizione. Grazie infinite. Grazie, grazie dottore. Allora, facciamo entrare per cortesia sì, il dottor Daniele Saponaro di Ampit. Eccoci, buongiorno dottor Saponaro, segretario generale di Ampit, lo ringrazio per la sua partecipazione. Può mettersi anche qui, tranquillamente, grazie a lei. Dunque, siamo sul web TV della Camera dei Deputati e daremo la possibilità di partecipare anche da remoto. Chiedo al dottor Saponaro quindi di intervenire, abbiamo circa 5 minuti, purtroppo le nostre tempistiche oggi siamo, oltre che essere in ritardo, abbiamo delle tempistiche tiranne, prego. Buongiorno a tutti, vi ringrazio intanto per il coinvolgimento della nostra associazione datoriale su un tema così attuale e importante come quello dell'intelligenza artificiale. E è chiaro che può andare a rappresentare un elemento innovativo e migliorativo decisamente importante per quelle che sono le politiche del mondo del lavoro, soprattutto dalla parte datoriale. Diciamo che l'aspettativa è quella di poter immaginare che l'intelligenza artificiale già lo fa, ma in futuro aumenti, dia appunto la prospettiva dell'ottimo cioè raggiungibile dal dipendente, oltre chiaramente ad abbassare i costi della produttività che sappiamo sono un elemento fondamentale per le aziende, quello di andare ad individuare il personale. Oggi più che mai passiamo intere estati, ora comincia di nuovo la stagione estiva, sappiamo che la ricerca del personale, appunto l'individuazione del personale perfetto per l'azienda è un tema insomma ricorrente e problematico. Immaginare che l'intelligenza artificiale preveda l'ottimo comunque raggiungibile dal dipendente, preveda se è adatto e si può appunto prestare a quella che è la mansione per la quale è stato scelto, preveda addirittura che in futuro possa insomma dimettersi o comunque avere offerte appunto dalla concorrenza, va a rappresentare per l'impresa un elemento fondamentale. Inoltre su probabilmente gli aspetti sui quali l'intelligenza artificiale può intervenire in maniera migliorativa sono chiaramente quello del welfare, quello del terzo settore e quello del volontariato, perché sono tre settori che vanno a toccare quello che è il benessere del lavoratore, il benessere delle persone, e quindi su questo l'intelligenza artificiale può avere un impatto positivo. È chiaro che si tratta di un elemento innovativo, noi abbiamo visto negli anni passati, ma nei decenni passati, quindi non è nel recente passato appunto, gli elementi innovativi hanno sempre creato paura, c'era comunque scetticismo. È così anche con l'intelligenza artificiale, ma questo è il dato che forse preoccupa meno, perché abbiamo visto che negli anni poi si va sempre a stabilizzare quello che è l'elemento innovativo nel mondo del lavoro, quindi potrebbe capitare anche con l'intelligenza artificiale. Il reale problema, e vado a chiudere, sarà quello della distribuzione delle ricchezze, la redistribuzione delle ricchezze, perché già oggi sappiamo che si è assottigliata moltissimo la forchetta di chi detiene appunto la ricchezza, quindi già negli ultimi 20 anni è molto molto stretto il margine. Con l'intelligenza artificiale il rischio è che si restringa ancora di più, quindi è su questo che siamo più preoccupati, è su questo che magari ci sta appunto la necessità di approfondire meglio tutto il tema del settore. Dico l'ultima cosa perché noi come Ampit ogni anno facciamo una rivista annuale appunto che va ad approfondire quelli che sono i temi economici, sociali e produttivi più attuali. Quest'anno è proprio dedicata all'intelligenza artificiale, si chiama intelligenza naturale proprio perché come ho detto noi siamo a favore dell'intelligenza artificiale, però è ovvio che al centro di tutto ci deve sempre stare l'uomo e la persona. È in stampa in queste ore, quindi insomma sarà mia cura poi fornirlo alla commissione con tutti quelli che sono gli approfondimenti all'interno del testo. Allora grazie molto molto volentieri, ci sono domande? Non mi pare, le chiedo molto brevemente. Quando lei parla di redistribuzione della ricchezza, riferisce in questo senso rispetto al fatto che potenzialmente oggi persone che possono essere più o meno formate e preparate nell'attivarsi in questo campo possono subire una forbice rispetto ad eventuali salari, trattamenti o inserimento nel mercato del lavoro?
Sia questo, sia anche il fatto che chi si occupa oggi di queste piattaforme, i leader sono davvero pochi. Chi oggi sa performare al massimo l'intelligenza artificiale si contano davvero sulle dita di una mano. Quindi è più che altro questo il pericolo di andare a restringere chi saranno poi in futuro gli operatori del settore. A chi è il padrone del vapore sotto quel punto di vista. Esattamente. Molto bene. Allora, grazie, abbiamo compreso. Se ci fossero i documenti o la rivista, noi la, voglio dire, la accogliamo con grande piacere. Grazie al dottor Daniele Saponaro. Diamo.